Siamo arrivati così al capolinea del 24, per usare i nostri termini di oggi, quel capolinea che si trova dove c'è l'anello, probabilmente vedete che stanno facendo i lavori per prolungarlo fino a Novevasco, e la località lì si chiama Selvaresco. Si chiama Selvaresco perché prende il nome dal borgo che c'è appena a sud del capolinea, per precisione a sud-ovest del capolinea. E bisogna dire che in questi territori i comuni si sono alternati in una maniera impressionante, perché ogni volta che c'era un cambio di dominazione cambiavano anche i confini amministrativi. Ad esempio, se Venezia è stato comune e poi è stato sostituito a Quinto Sole, è stato sostituito a Vicenza, cioè ogni volta che arrivava qualcuno cambiava la carta di tavola, perciò non è particolarmente significativo se fosse comune o meno, però sono tutti borghi che hanno avuto una loro autonomia. Questo secondo me è più significativo, vuol dire che all'interno del singolo borgo c'era abbastanza da poterci vivere, e poi per il resto si andava in città, il carretto c'era. Selvaresco è costituita da alcune cascine, di cui una si chiama Cascina Selvaresco, ma in realtà è nota anche come l'Abbazia di Selvaresco, che è questa cappella. Questa cappella, che vedete chiaramente lì, di alto cinquecentesco, e che ha di fianco una casa padronale del 600. All'interno mi pare sia rimasto anche qualche reperto, però mediamente è sempre chiusa perché è di proprietà privata, appunto, di questa azienda agricola Selvaresco. Di fronte rispetto alla via Selvaresco, quindi più vicina alla via dei Pavotti, si trova invece la Cascina Gaggiole. Cascina Gaggiole che fa vendita diretta di prodotti e che è stata la prima a farla a Milano, quindi onoramente è stata la prima ad aprirsi a fare la vendita diretta dei suoi prodotti. Adesso ormai, come ho detto l'altra volta, come sicuramente sapete, molte cascine fanno questa attività e alcune fanno anche questo. Vi sono poi un altro paio di cascine minori per completare il borgo di Selvaresco, il cui nome, come potete capire, viene da Silvano, quindi da Boschini. Che poi fosse un tipo che si chiama, una persona che si chiama Silvano, o che fosse l'ambiente che era Silvano, non è che abbia modo, perché se non si chiama Silvano è perché è nato nel bosco, quindi alla fine comunque c'è il bosco. Andando ancora un pochino più a sud, sì, tra 10 minuti si dovrei chiudere, no, non potete tenermi troppo. Andando ancora un pochino più a sud incontriamo il borgo di Marconago. Il borgo di Marconago è il più famoso come lo IEO, cioè l'Istituto Europeo di Oncologia, nel senso che è un po' come dire che Milano è vicino alla Baianza, anziché viceversa, perché ovviamente lo IEO è sotto Marconago, non è Marconago, è sotto vicino allo IEO. Marconago esiste nel tempo dei Romani. Il primo riferimento sicuro è del 1089, se ricordo bene, in cui si fa riferimento all'Oco Maconacum e un altro. E probabilmente il nome viene da un presidente romano che è Macone, ecco, Macone. Il borgo è costituito da due frazioni, anche perché poi sono esattamente coincidenti l'una con l'altra, come confine, che si chiama Maconaco Piccolo e Maconaco Grande. Maconaco Piccolo è la parte rurale che è verso la zona di Via Conti, ma con la più grande la zona artistica che è oltre. Di questo borgo già l'altra volta ho detto qualche cosa, qui mi soffermo leggermente di più anche perché è un borgo estremamente attrattivo. Innanzitutto sulla via stessa, i Pomonti, c'è una cascina, ma dovrei dire un agglomerato, che è quello sotto, che è stato recuperato nella parte che vedete nella fotografia negli scorsi anni e di cui la parte di fronte la stanno recuperando adesso. Si chiama Cascina Brandezzata, qualcuno chiama anche Brandezzata, ma dato che dovevo originare la Roma era Brandezzata, quindi la chiamo anche così, di sopra e di sotto. Attualmente è stata presa in carico dall'ambiente ospedaliero per farci delle attività di ricerca, ospitalità, eccetera, quindi di una recupero, diciamo così, una cascina per fini sociali, quindi secondo me comunque molto, molto valido, anche perché la cascina era di ospedale, di proprietà dell'ospedale maggiore, si vede ancora il simbolo sull'ingresso, ovviamente a questa distanza non si vede, comunque c'è ancora il solito classico cerchio dell'ospedale. La cascina si trova, come dicevo, sulla destra scendendo, quindi a ovest della via. Sulla sinistra comincia la via Marconago e la prima casa che c'era lì non c'è più. Era un edificio,
ospita per due mondiali la scuola ebraica, non vi dico il nome, scuola ebraica in ebraico perché non me lo ricordo più praticamente, però era una scuola molto significativa perché insegnava non soltanto cultura ebraica, ma cercava di insegnare proprio l'integrazione tra la cultura ebraica e la cultura della nostra città. Attualmente la sede era stata trasferita in via Nemoli, in zona 8, quello sia zona 6, e poi comunque si esiste tuttora la scuola. L'edificio no, perché era stato deciso di demolirlo per la via Nemoli. Appena dopo si trova sulla destra, sulla sinistra abbiamo lo IEO, quindi non ne parliamo perché ovviamente è una costruzione recente. Sulla destra abbiamo il centro ittico che ovviamente è un gruppo di cascine, che sono proprio queste qui, che ospita, come è chiaro, il centro ittico, come dice il centro ittico milanese. Il centro ittico milanese come società ci è arrivato relativamente in tempi recenti, ma è dal 70 che vi si fa, diciamo così, cura degli animali protetti, e quindi scuola, eccetera. Oltre c'è la cascina 24, che credo che come nome porti ancora quello di cascina Ranghetti, dagli ultimi agricoltori che l'hanno coltivata, perché quella lì è la zona di Procadere di Creste, quindi la cascina è stata tipicamente lasciata andare. La cascina era molto bella, sono passato 25 anni fa dentro, c'era ancora una meridiana, un campanilletto a vela, il portone è ancora comunque in legno, più dignitoso, c'era la classica aia corte quadrata, adesso non si vede niente perché è chiusa, all'inizio si usava per lavori, poi si è capito che invece fa parte di quel discorso legato poi al fallimento, quindi ovviamente stiamo aspettando di capire che cosa succederà anche. Dopo questa cascina si entra nella parte più, diciamo così, artistica. La parte artistica che è annunciata da un moncherino, perché c'erano dei pezzi tratti da chiese e altre parti che sono stati portati via perché si comincia subito con i furti. Sulla sinistra invece abbiamo un furto evitato, perché c'è una chiesa del 600, prima intitolata San Paolo, poi San Carlo e Marconago, molto bisognosa di restauro, come vedete questa fotografia scattata qualche mese fa, dove sono stati messi i ponteggi e poi sono stati tolti, perché sono stati ponteggi per qualche anno. La chiesa sorge nel territorio a nord della via Marconago, che come dicevamo prima di proprietà di Gresti. Gresti l'ha acquistata dai Conti Crepi, ma attenzione, perché quando c'è avvero i Conti Crepi abbiamo rischiato la demolizione della chiesetta per costruirci un residence. E si sono mosse numerose associazioni, tra cui anche la nostra, per evitare che venisse costruito il classico cubo di cemento armato orrendo, e devo dire che quando ho visto costruire lo IEO ho visto che erano state rispettate almeno le volumetrie tipiche delle cascine, perché ho visto che ha un muro di ali, il tetto rosso, insomma, è molto più integrato con l'ambiente, mentre qui rischiava ovviamente uno proprio. Tuttavia la chiesa è di proprietà appunto dell'imprenditore che dicevo prima, e quindi anche la chiesa non può farci niente perché non è di sua proprietà. Speriamo che nell'ambito di questo discorso